E finalmente andremo ad affrontare questo cimitero marino maledetto, lo finiamo oggi. Ma perché sono riformati? Dunque, lo scorso video mi ero fermato praticamente all'inizio e avevo aperto giusto un'entrata. Ah, meno male che non si riformano i nemici. Dunque, questo serviva solo per planare. Ma cosa serve allora? Mi scusi, signorina Carlotta, è alquanto inutile questa sua abilità in questo frangente del gioco, eh? Vediamo un po' se questo pure serve solamente a planare. È totalmente inutile, mi scusi, ma non serve a nulla. Ad ogni modo. Ah, oh, che fatica camminare in mezzo alla sabbia. Andiamo qui. Abbiamo aperto la scorsa volta. Ah. Questa sarà la porta finale, ma ci arriveremo più là. Dunque, qui bisogna premere quest'altro. Vuoi vedere che questo qui mi apre le scale qua vicino? Proprio qui sotto, proprio qui sotto. Ti pareva! Dannazione. Ho paura di quello che mi aspetta. Ah, un nostro amico, un cerca. Ehi, ehi, aiuto! Ma qui si può andare o c'è la sabbia mobile? No! Non c'è la sabbia mobile, allora muori! Crepaci male, noce ombra! Oddio, questo gran semebomba, bisogna eliminarlo subito. Ho capito che è meglio eliminare lui prima perché sennò esplode e fa grandi danni. E poi eliminare i suoi sottoposti. Ecco fatto. Questo era quanto? Wow. Oh? Il martello? Dunque se lo uso qui, no? Allora usiamolo qua sopra. No, ci sono io attento! Ah, era così da fare? Ah, pensavo tipo no. Parlaci. Niente. No, no, non ci credo, sono salvo. C'è stato un terremoto mentre mi trovavo in alto e poi, come se non bastasse, sono saltati fuori pure quei mostri del caos. Ero così spaventato che non riuscivo più nemmeno a muovermi. Comunque, non avrei mai immaginato che saresti venuto, Levi. Devi ammettere che è più fegato di quanto pensassi. Niente affatto, io ho soltanto seguito il capo Oasi, Andrea. Ah, davvero? Beh, meglio così, comunque. Dimenticavo, un altro dino è intrappolato più in profondità. Se hai intenzione di salvare anche lui, porta con te la mia chiave. Inoltre, ragazzi, non ho detto che ho potenziato l'arma. Ho un'arma più potente. Ti affido le sorti del mio amico e mi raccomando, fa attenzione. Questo era tutto quanto quello che c'era da fare in questa zona. Allora mi riapproprio della mia identità. No, devo andare qui. La trovo alquanto inutile far apparire le scale qui. Cioè, a che mi serve una volta che ho fatto questa parte? Mi butto direttamente lì sotto e via. Ah, ok, Zelda. Questo è un nemico di Zelda. Melma! Sì, levi però. Levati. Ah, jokes. Dai, è quasi crepato, ragazzi, su. Che cosa aspetta? È inutile che aspetti ad attaccare. Ti abbiamo crellato di botte in una maniera enorme. Ah. Ma tu mi dici che io devo andare lì? Ah. Non può. No. Allora. Faccio la cazzata? Facciamo la cazzata. Oh, ho capito! No, non era qui dove dovevo andare, ma.
No? Sì, era... Boh. Dove? Cosa? Che succede? Oi. No, 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 non è questo il nemico, lascia stare. Schiatta, sfera del caos, muori, sfera, muori! Ok, tipo fine Jack muori fuoco. Era una grandissima citazione quella, se non l'avete capita proprio... Eliminatevi dall'esistenza. Dovevo andare qui sotto in qualche modo. Ah, ok. Sembra ok. Ma... Andiamo subito con Evia, non perdiamo... Evia, buonanotte, sono ancora allo scorso episodio. Carlotta, prendiamo... Ecco qui c'è l'amico. Volevo prendere un attimo subito il box per vedere cosa c'è dentro. Intanto poi qui ci devo rivenire per con il Serca che c'è il martello. Chi è? Gesù. Gesù. Non dirmi che è quello spinoso. Ma proprio... Perché? E uno è andato, ok. Oppla! Elimino sti cumuli che non si sa mai. Vai! Schiattaci male, grillo cervo! E ecco a te, è un altro po'. Ok, qui si scava. Ah, la trasparente che serve. Proprio i cumuli di erba clickbait. Ecco! Madò! Ma ragazzi! Sì, vabbè, tu vuoi proprio prendermi in trappola, eh? Ma per chi mi hai preso? Vieni qui, vieni, sabbia talpa. Ok, è andato. Ora posso controllare l'aria con calma, per favore? Grazie. Qui c'è un fiore. Non te l'aspettavi che lo sapessi, eh? È molto semplice da capire. Sì, però dobbiamo sempre venirci con tutti quanti, tesoro. È inutile che... Ok, vediamo l'arma che andiamo più veloci. C'è ancora un po' da esplorare prima di salvare il nostro amico Serca, ma... Sono tranquillo. Lo faranno non appena avrò salvato il mio amico. Grazie mille, non credevo che sei riuscito a svignarmela da questa situazione. Non ti sarò mai abbastanza grato. Non avrei mai detto che saresti stato tu a salvarmi, Levi. Proprio tu, che pensi solo a mangiare, non sei nemmeno un minatore. A modo mio ho sempre cercato di dare il meglio di me, insieme alla signorina Maria. Ma certo, scusa. Comunque, grazie per avermi salvato. Ora che ci penso. Più avanti non dovrebbero esserci altri minatori, ma se dovesse esserne rimasto qualcuno sarebbe un bel guaio. Scusa se te lo chiedo, ma ti dispiacerebbe andare a dare un'occhiata per sicurezza? La chiave rossa? Ah! Grazie mille, allora, mi raccomando, procedete con prudenza. La chiave rossa, c'è qui la porta rossa, ma c'è anche di là. Quindi quale chiave apre quale porta? Vabbè, questa è ovvio che la dobbiamo per forza usare qui perché non c'è altro modo. Allora, apriamo. Tranquilli, stanno sotto. Vabbè, andiamo ad attaccarli, va. Stanno rompendo un po' le scatole. Ah, la chiave rossa va anche qui. Ah, si può usare due volte. Meglio. Beh, se la possiamo usare più volte è buona come cosa. Ah, c'è un punto per il fiore. Sì, dobbiamo per forza andare lì, non c'è... Aspetta però, devo per forza scendere da qui. Ok,
E poi aprire il passaggio con Carlotta, ok. Dai, dai, ti faccio fuori da solo, dai. Loro stanno in due, se la caveranno, tranquillo. Mi occupo io di te, pesciolino. Vieni qua. Vai, Levi. Gula. Non, neanche il tempo. Ma ce n'è un'altra? Ah, sì, ce n'è un'altra, ecco perché. Mi sembrava strano, infatti. Dov'è l'altra? Ah. Dai, pesciolino, ti prendo a bastonate. E dai. Ezza. Oppla. Pensavi di prendermi, invece. Miss me, bitch. Ok, è andata. Ah boh, andiamo a aprire il passaggio, dai. Ah boh, ah boh. Oh, martello! A quale pro? Non lo so. Ok. Ah, siete un po' stanchi, eh? Ok, mostrati sicuramente meglio. Certo. Ah, il problema è che non c'ho la maga. Quindi torniamo all'oasi. Eh sì, devo fare a cambio, devo prendere la maga. Però salgo di livello. Carlotta sì, io no. Nonostante abbia combattuto molti mostri, ma fa nulla, fa nulla. Sinceramente, il mago è una classe che mi ha sempre schifato nei videogiochi. Non perché non siano forti o cose, però l'avventuriero mi piace di più, il guerriero, l'avventuriero, insomma. È sempre una classe che mi è sempre più piaciuta, diciamo lo scontro corpo a corpo, ecco. Ok, Levi. Grande. E anche di qua, che non si sa mai. Sempre servire. Perché c'è una bomba qui. E niente, ho rotto quest'altra parete e passo comunque perché sono ribellino. Cioè, non ho capito il punto di quella bomba, boh. Dico, proviamo a fare il puzzle. No, dai, ma davvero? Cioè, ragazzi, ma per scoprire tutti quanti i segreti ci vuole per forza tutti i personaggi, accidenti. Un altro di questi. Ecco, va bene. Sei contento ora? Mi sono fatto un male cane, però intanto l'ho colpito, dai. Ecco. Andato. Tsa! Cioè, solo per questo era da venire qui? No, bisogna scendere sotto. Però ragazzi, un attimo la visuale, perché non vorrei ci fosse qualcos'altro da scoprire che non vedo. Mi curo un attimo perché ecco qua, sto proprio in fin di vita io con il mio personaggio. Ah. Nuovo punto di salvataggio, bene. E salviamo. Già non mi piace. Qual è il nemico che si prospetta?
Ah, devo andare col Serca, va. Facciamo prima col Serca. Vai, va. A posto. Ah, dai. Un'altra è andata. L'altra dov'è? Eccola qua. Beccata. E andate. Ora i nemici, dove sono? E la Peppa. Tutti e tre storditi, ma non è possibile. Devastati anche questi. Andata. Ah. Di là a quanto pare non ci posso andare perché la porta è chiusa. Non ho l'abilità per tagliare. Ma curiamoci un attimino. Siamo carichi, siamo forti, siamo giovani e potenti. Ah. L'ambientazione è proprio particolare. Me gusta. Cavolo, bello. Ah, credo che non sarà per nulla facile. Ah, dunque, questo apre la bocca. Eccolo, eccolo. Come voleva si dimostrare. Prendo sempre il mio principale. Ah, si divide in altre zone. Cosa c'è là sopra? Cosa? Ah, è un fiore, pensavo fosse un nemico. Un'altra zona ancora. Questa è una zona ancora più in profondità. Ma prima devo prendere la chiave. Andiamo nella stanza accanto visto che si è mosso qualcosa. Ah, ok, rimbalzato. Ah, sono cascato male, dovevo cascare lì sopra. Ha un altro minatore. È un serca che non hai mai visto prima. Niente male, non è vero? D'altra parte non mi smentisco mai, sto bene, dal meglio se sono in gran forma. Salve, signore. Ma anche no, vero? Ma anche no. Ah, è caduto. Sarà il caso di procedere intanto? Che bello! La vita riserva tante sorprese, non è vero? E un andato. Eia! E vai anche tu. Che poi cos'era spuntato che l'ha fatto? Ehi, vabbè! Sì. Mamma mia. Sacra scaracorno. Vabbè, se lo prendi, se lo colpisci da dietro fa male, gli fai male. Mentre da davanti si para. Guscio scarabeo. Serva a forgiare l'arma suprema. Perché sto avendo non pochi problemi, ragazzi, io a passare da per queste zone, eh.
Ma ve lo dico giusto a titolo informativo, ve lo dico. Cumuli di sabbia che non dovrebbero esistere. No, ragazzi, no, dai. Ma cosa si è formato? Tu non devi attaccare. Hai capito? E via. Ah, se non sconfigo quello non si può prendere il tesoro. Dov'è? Ah, ok, sabbia talpa, niente. Ah. Non saranno un po' troppi i nemici? Magari io mi lamento. So che ci sono giochi che hanno molti nemici, però ragazzi, sono troppi tutti in una volta così, eh? Per cosa? Per uno specchio del sole. Cioè, ma mi... Allora, se tu mi fai affrontare tanti nemici e poi mi dai qualcosa di sostanzioso, io dico ok, mi fai affrontare i nemici, allora è giusto che mi dai qualcosa, che mi fai affrontare i nemici se poi mi dai qualcosa di potente, di sostanzioso. Se però tu non mi dai niente di sostanzioso, io dopo mi arrabbio. Ah, ecco, devo andare qua sopra? Sì, eccolo. Preso. Chiave arcana. Ma qual è la porta che apre? Ah, si stava di là. Devo far chiudere. La devo far aprire la bocca al dinosauro. Ecco qua. Un'altra cosa che non vi ho detto che mi sono dimenticato è che ho fatto salire l'oasi di livello. Cos'è? Si riformano i nemici? Ma voi siete scemi. Voi siete matti proprio, siete matti dentro il cervello. Ma io vado ad affrontare il boss, vado. Naturalmente torno all'oasi prima per curarmi. Poi dopo vado, ecco, ad affrontare il boss. Ah. Oh, vediamo che ci aspetta questa volta. Sono proprio curioso. Andiamo pro gli avventurieri. No, ragazzi, che stanza enorme. Ma è cerca quello? Lì sotto c'è qualcuno? Un momento, lì c'è! Non l'ho fatto in tempo, guarda, non me l'aspettavo che non facesse in tempo a dirci che c'è un mostruoso nemico. Che viene dalle profondità! Wow! È uno scorpionone! Scombero! Ehi, che attacco! Niente male. Aia, però. Vado sempre con attacchi più leggeri perché se no fa male. No, però. No, mannaggia. Dai. Dico, mo mi curo, invece mi ha fatto un attacco davvero potente, non ho fatto in tempo a curarmi. Vabbè. Mannaggia.
Niente, così le para. Mi sposto per sicurezza, ecco perché fa questo, fa. Ti pensi che ho paura di attaccarti? Vieni un po' qua. È fatto, è fatto, è fatto. È andata. Tosto. Insomma. Con le pozioni è stata facile. È uno scorpioncino come me, piccolino. Beh, sono un pochino più grande. Ahimè, siamo alle solite. E dire che era arrivato fin qui. Non devo pensarci. No, non è niente. Vuoi sapere cosa stessi facendo qui? Ma no, non fare caso a me, sono solo un cerchio tanto carino di passaggio. Anzi, guarda, tolgo il disturbo. Il cerchio di poco fa era strano, credi stia bene? Comunque è caduto da una grande altezza, eppure non pare che non si sia fatto niente, meno male. Andiamo, Andrea, il quarzo è sicuramente qui in fondo. È iconico che il nemico sia uno scorpione, quando i Serca anche loro sono chiaramente scorpioni. È una cosa molto simbolica. Simboleggia il fatto che siamo invasi dagli scorpioni. Grazie per aver spazzato via il caos della nostra terra. Io sono il custode del quarzo di queste lande, il quarzo verde. Un tempo in queste lande tutte le creature vivevano insieme in armonia, ma le persone scacciarono via gli animali e si appropriarono di questa terra. Probabilmente il gigantesco e furioso scombero è nato dalla rabbia degli animali scacciati via, ma ora quella rabbia è stata placata, grazie di cuore. Tu sei la speranza di coloro che giacciono in queste lande, ed è per questo che io ti affido il quarzo verde. Su, adesso mostrami la tua magia del vento. Se te la faccio leggera leggera ti va bene? Sì. Hai ottenuto un quarzo verde! Oh yes, oh yes. Con quel quarzo verde la luce potrebbe tornare a brillare sulla tua oasi. Ma non dimenticare mai che il quarzo riflette le luci e le ombre dell'animo. Ascoltami, germoglio di grande albero. Non lasciare mai che le tenebre si impadroniscano del tuo cuore. Non accadrà. O almeno credo. Ce l'hai fatta, Andrea. Questo è il secondo quarzo di luce. Con questo riusciremo senz'altro a eliminare di nuovo il caos. Ti aspetto nell'oasi. Fa attenzione sulla via del ritorno. Bene. E anche questa è fatta, si torna all'oasi. Sono vittorioso, amici! Ma non salgo di livello. È dura livellare, eh? Ciao Esna! Che bello di rivederti nell'oasi, Andrea, poi verrà subito sarà il quarzo verde. È meraviglioso, percepisco un'energia così grande. Bene, con questo spazzeremo via il caos. Cioè, ha acquisito ancora più potenza. Wow.
Grazie allo splendore del quarzo verde puoi riprendere i sensi per due volte. Evviva Andrea, allora sei tornata come prima. Abbiamo già raccolto due quarzi di luce, ne manca solo un altro. Sconfiggiamo il caos una volta per tutte con il potere dei tre quarzi di luce e ampliamo ancora di più l'oasi. Ok. Dai Andrea, facciamo ancora quattro chiacchiere insieme. Quest'oasi ha un numero di abitanti di tutto rispetto ormai. Ora che abbiamo anche il secondo quarzo di luce, l'arcobaleno è diventato ancora più maestoso e potente. Abbiamo fatto un altro passo verso un mondo felice e libero dal caos, non trovi? Come faremo senza di te, Andrea? Grazie per tutto quello che fai. Dobbiamo far diventare molto, molto più forte la luce di questo arcobaleno. Come? Sono gli abitanti dell'Ostia a far risplendere ancora di più l'arcobaleno? Capisco, anche questi hanno degli insegnamenti di tuo fratello, Andrea? Tuo fratello ti ha insegnato il giusto atteggiamento per essere un bravo capo oasi. Già, già, i quarzi di luce sono importanti, ma è importante anche fare in modo che gli abitanti siano sempre felici. Con il potere dei quarzi di luce e il sostegno di tanti abitanti, il caos non fa più paura. Inoltre sono convinta che se il caos sparisse, anche i mostri del caos tornerebbero alla loro forma originale. Che c'è, Andrea? Vuoi sapere come sono nati i mostri del caos? Neanche io conosco bene tutti i dettagli, ma... Tanto tempo fa il mondo era coperto da una vegetazione rigogliosa. Ricordi che te l'ho raccontato? All'epoca i mostri del caos non esistevano. I mostri del caos non sono altro che i nostri amici animali che hanno assunto fattezze mostruose per colpa del caos. Ma il caos non si è limitato ad assalire solo i nostri amici animati. Ha assalito anche i bulbini e i baldotti. Il caos si insinua negli esseri viventi proprio nei momenti di maggiore tristezza e dolore. Si impossessa così del loro cuore e del loro corpo. Una volta liberati dal caos che li attanaglia, i mostri del caos tornano alla normalità. Purtroppo scacciando il caos dal cuore di bulbini e baldotti si rischia anche di togliere la loro vita. Il caos è un'entità malvagia che rende tutti infelici. Fa attenzione anche tu, Andrea. Mi fa sempre molto piacere chiacchierare così con te, Andrea. Non voglio perderti per niente al mondo, Andrea. Continuiamo a prenderci cura della nostra oasi in modo che il caos non possa scalfirla mai e poi mai. Voglio continuare a parlare con te in un'oasi in cui tutti possano essere felici. Resterò per sempre al tuo fianco, Andrea. Oh yeah! Sentivo i passi di qualcuno che era nella sabbia. Ah, chi ci viene a trovare? Il Serca? No, però un po' di gente viene. Da parte Pingufi, una dra? E chi è quello? O quella? Nubit. Boh. Accoglierà questo suolo siffatta fanciulla priva di radici. Una bulbina che parla all'antica. Me ne ero un po' accorto. E questa? E Lana. Ok, no, Lana già la conosco. Bene, se riesco a far diventare un altro abitante... Se riesco ad avere un altro abitante posso salire di livello. Ad ogni modo, Cucce, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Io mi sono divertito un casino a giocarlo. È stato davvero divertente. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!